Ciao a tutte ragazze e bentornate in un nuovo video haul, oggi tutto firmato Michelle Nails. Ho preso alcune cose che mi piacevano e altre che mi servivano. Allora, partiamo subito dalle cose un po' più ingombranti, così le tolgo subito. Se sentite dei rumori, ormai non riesco più a registrare senza questi rumori, quindi ce li dobbiamo tenere per un po' di mesi. Allora, la prima cosa che ho preso è il mio cleaner che sto utilizzando nell'ultimo periodo e mi sto trovando veramente bene. Ne ho un'altra confezione che sta terminando, quindi ho deciso di prendere anche questa. Questo qui all'interno ha questi ingredienti qua, che è isopropilico, quindi solo alcol, acetato etilico e profumo. Quindi senza olei e senza acqua, quindi adatto anche da utilizzare sulla lamina direttamente quando prepariamo l'unghia. Questo qui era da un litro, vero? Sì, era da un litro. Poi ho preso una cosa che avevo già preso l'altra volta, ma effettivamente mi sono trovata veramente molto bene e ho deciso di riprendere. Sono queste lime Professional da 100-180, quindi ho ripreso queste qua che spero siano identiche a quelle dell'altra volta, poi andrò a controllare se ne ho ancora qualcuna. Dovrei averla. Vediamo un attimo. Sì, sono identiche. Ok, questa qui è consumata, però è la mia personale. Ok, sì, sono loro, sono 48 pezzi, sono lime da 100-180, una smussatina ai laterali e poi sono perfette da utilizzare. Io mi ci sono trovata bene, soprattutto quando devo fare dei semi permanenti per non utilizzare le strisce, utilizzo questa, poi magari regalo anche la lima perché poi non so che farmene. Perfetto, quindi le lime. In omaggio c'erano questi adesivi qua che credo regalerò a mia nipote perché vedete ha praticamente le unghiette molto molto piccole, non ci va nemmeno un mio pollice al più grande, quindi niente, ma sono veramente molto molto carine. Poi ho ripreso i miei buffer, in realtà ho sostituito i classici buffer, questi qua, quelli bianchi classici, questo veramente di Gamax è molto molto morbido, me l'hanno dato in regalo con un ordine che se non avete visto, vi ho fatto anche il video haul, ve lo lascio qua dove avevo comprato la box per le nail art, quindi per le tip da nail art, quindi ottimo, questo è veramente morbido e non è assolutamente duro. Ho preso appunto, dicevo, i buffer. Questi sono a forma di lima, appunto, sono lavabili e disinfettabili, però io li utilizzo quel poco che durano, oddio, quel poco che durano, durano, perché durano, io poi li disinfetto effettivamente. E io poi niente, ne ho preso questo pacco da 10, se non erro, 3, 6, 9, 10, perfetto. Pagateli circa 8 euro, se non erro, sono veramente ottime. E niente, le ho ormai sostituite perché le preferisco, diciamo, a quelle classi, a quei classici mattoncini. Poi ero molto curiosa di provare queste tip. Queste sono le Gothic. Spero abbiano almeno il pollice uguale, perché io con le tip sono sempre molto sfortunata. Comunque, scusate se grido, però io sento sempre rumori, ho paura che poi si sentano più forti del video. Allora, beh, devo dire che il pollice è molto grande, quindi sono contenta, finalmente posso coprire i miei laterali, perché il mio pollice è enorme. C'è anche questa qui che è ancora più grande, quindi alè. Sono contenta, io spero di riuscire a provarle insieme a voi. Vedete, questa qui è la 0 e dovrebbe essere la più grande. Poi qui c'è la 1 e poi via discorrendo avremo la 2, la 3. Molto molto carine. Queste qui hanno appunto lo stile di una gotica e utilizzeremo poi insieme l'acrygel. Non vedo l'ora di farlo. Ringrazio Nail Couture Italia perché come sempre io quando vedo i video e i tutorial di Nail Couture Italia le mi fa venire voglia di acquistare cose e di testarle, quindi io le ho prese.
anche a questo giro. Comunque devo dire che mi piacciono questo giro. Se riesco, poi giù nell'info box vi inserisco anche i link delle cose che ho acquistato, ve le metto appunto giù, così voi potete tranquillamente andare a scaricarle. Come sempre, su Michelle Nails avete il mio codice sconto, che è promobalina5, è un codice affiliato, quindi grazie a tutte coloro che lo utilizzano. E come sempre avete il 5% di sconto su tutto il sito, anche sui prodotti già scontati. Poi andiamo avanti. Comunque erano contenute qui dentro, se non erro le abbiamo spacchettate insieme. Io sul sito di La Fan Professionnelle acquisto sempre le spazzoline che mi piacciono tanto. Ho visto queste qua, ho detto proviamole, magari sono simili. Apriamole e vediamo un po'. Credo che siano molto molto simili. Sì, e sono anche molto contenta, devo dire. Sì, perfette, sono proprio quelle che cercavo. Quindi niente, ho preso queste due, sono completamente nuove, come vedete, sono imballate in questo modo. E niente, io queste qua almeno una volta al mese ne cambio un paio, e poi giustamente le altre le butto, oppure le uso tipo, non so, in casa, i pavimenti, le fughe, quelle cose là, insomma. Niente, molto molto utili, e devo dire che adesso ho trovato anche un'alternativa nel caso in cui mi trovo a fare ordini, se su La Fam oppure su Michelle Nails. Quindi in questo caso le ho prese da qui, devo dire che sono veramente ottime, quindi le proveremo insieme. Speriamo che non si aprano, perché quelle di La Fam non si aprono assolutamente. Poi ho, dato che io utilizzo il pennello di La Fan Professionnelle numero 6, qui ho trovato questo qua che era un numero diverso dal 6, che però non vi so dire che numero è, ma è un po' più piccolino, e finalmente lo vorrei utilizzare per le unghiette un po' più piccole. Non è un numero 3, non, cioè non è un numero 2, non è un numero 4, ma se non erro dovrebbe essere un numero 5. Ora prendo un attimo la fattura e vi dico. Allora, il pennello è numero 5 ed è appunto con questa punta piatta, ha anche il suo tappino nel quale volesse andarlo a chiudere, eccolo qua, anche se non mantiene, però vabbè, io poco ci faccio perché purtroppo non sono abituata a mettere i tappi ogni volta, infatti io li cambio molto spesso, cosa molto sbagliata, mi raccomando, oppure semplicemente potete rimettere il suo cappuccino, ma io ogni volta che metto il cappuccino i paletti si aprono e amen al pennello. Non sono molto pratica a tenere pennelli, anche se ho pennelli della Crystal Nails che ho qui, che utilizzo, che ce li ho praticamente da quando ho fatto i corsi, saranno 6 o 7 anni, e li riutilizzo sempre per fare le mie nail art, sono sempre perfetti. Poi, dato che ho accumulato tantissime punte fresa, ecco, visto che sono uscite questi porta punte, che se riesco ad aprire, apriamo tranquillamente. Ecco qua, questo qua poi si tiene in questa maniera qui, ne ho presi due perché effettivamente ne ho troppe, ho detto magari uno non basta, ne prendiamo due, però spero che ci sia abbastanza spazio tra una punta e l'altra, perché poi vorrei anche metterci quelle grandi, magari in una mettere quelle per la dry manicure, per le dry e la combi, e magari per l'altra mettere quelle per rimozione o comunque di perfezione e precisione. Ora vediamo un attimino, prendo le mie punte, queste dovrebbero essere tutte pulite al momento, sì, proviamo a vedere se una e l'altra ci stanno vicino. Beh sì, non è male, vediamo, beh magari le metto un po' più distanziate. Ci mettiamo questa, sì, poi magari tra una e l'altra ci mettiamo quelle più piccine. In pratica non stavate vedendo niente, comunque sì, credo proprio che vada bene, non è niente di male, non è tranquillissimo. Ecco qua, beh, ci sta, ci sta. Comunque queste non sono le punte che tu conterrai, quindi possiamo eliminarle. Chiudiamo, erano contenute in queste scatoline, quindi anche molto riparate. Poi vi faccio vedere, allora nella scatola non c'è più niente, ho preso dei preparatori e un colore che è particolare, io l'ho sbirciato, veramente molto strano. Primer.
primer ultra bond, questo qua non ha il, non dovete aspettare che si secchi, ecco, quindi questo qua subito dopo applicate il gel, quindi è non acido. Poi ne ho preso un altro, perché questi qua, dopo un po', ma non solo questi di Michel Nails, ma in generale, io acquisto questi perché qualitativamente e con il prezzo che hanno, sono veramente ottimi. Quindi io prendo questi qua da 15 ml, vanno bene sia per gel, sia per semipermanenti, rinforzi, acri, gel e quant'altro. E mi si appiccicano, dicevo, iniziano poi ad appiccicare, mi danno fastidio anche i guanti, mi si sporca tantissimo anche il tappo, e quindi dopo un po' li butto, ecco, quindi ne compro sempre un po'. Invece per quanto riguarda il nail prep, anche lui ne ho presi due, serve a seccare l'unghia, eliminare determinati tipi di... cioè, o meglio, serve a eliminare la polvere ancora residente nel giro cuticola dopo aver limato e spazzolato. E questo qua, mi raccomando, non dovete utilizzarlo fino all'osso, perché comunque al di sotto rimane sempre la polvere, quindi dobbiamo poi andare a gettare e a prendere uno nuovo. Quindi nail prep, e adesso vi voglio far vedere, io effettivamente avevo preparato una tip che adesso è sparita completamente, si è dissolta. Eccola qua, ci sono. Ho preso questo Pretty Gel Succoff, ovviamente, quindi potete scioglierlo tranquillamente. È il numero 393 e come vedete già dal bollino, abbiamo queste pagliettine all'interno. Io l'ho sbirciato e vi devo dire che, ora vi faccio un po' di luce, devo dire che all'interno è molto pastoso, però ora non l'ho ancora provato, adesso lo andiamo a provare insieme. Io mi sono preparata la tip, quindi nel caso poi vediamo un po' come andarlo a autolivellare. Ne prendo un po', ne prendo un altro po', è bellissimo perché sembra un confetto a mio avviso, però guardate, si modella bene, dai, è molto molto autolivellante. Questo qui per carnevale sarebbe stato tipo la vita, perfetto, ma vi posso garantire che si sta già praticamente autolivellando. Bellissimo. Beh, pensavo peggio, pensavo dovesse essere molto pastoso, pensavo dovesse essere bocciato, e invece eccolo qua. Molto, molto carino. Vedete, ve lo faccio vedere più da vicino. Adesso magari lo faccio autolivellare un pochettino e poi vado in lampada, lo sigillo per bene e amen. Ah, comunque adesso che sono andata in lampada ho notato che le pagliette un po' si illuminano, quindi molto probabilmente faranno un effetto carino in discoteca nel caso doveste andarci, perché io non ci vado. Allora, io credo di aver finito, di avervi fatto vedere tutto. Abbiamo qui le spazzoline, abbiamo qui i porta tip, abbiamo le tip coffin, no, non è vero, non sono le coffin, sono le cotip, eccole qua. Poi abbiamo i buffer, il pennello, l'omaggino, le lime, assolutamente, e la tip che adesso uscirà dalla lampada. Perfetto, vi faccio rivedere la tip una volta sigillata. Ovviamente io non ho fatto polivellare tutto e amen, però è molto molto bello questo colore, anche abbinato a un latte, secondo me un lattiginoso, e lasciare un'unghietta con questa decorazione, perché alla fine è una totale decorazione. Spero che questi articoli, questi prodottini che ho acquistato vi siano stati utili. Oggi ho portato qualcosina di diverso, anche perché mi Nails è un sito veramente vasto e quindi avete la possibilità di acquistare qualunque cosa, dalle frese alle attrezzature alle punte, che sono tantissime effettivamente, poi ha anche prodotti di
di qualità come gli ice gel che io acquisto molto spesso. Adesso ne ho una valanga, quindi devo ancora smaltirli. E niente, io vi lascio tutto nell'info box come sempre, cerco di non farmi sfuggire nulla. Vi lascio il mio codice sconto che è sempre attivo. Nel caso non funzionasse, me lo dite, perché sicuramente poi abbiamo sempre raggiunto il limite di coupon a disposizione. Io poi mi faccio sempre rinnovare e dare altri. Comunque, spero che tutto questo vi sia piaciuto, vi sia stato utile. Vi mando un grosso bacio. Fatemi sapere se avete provato anche voi qualcosina delle cosucce nuove che ho preso. Lasciatemi un commento, venite a seguirmi su Instagram. È una cosa molto importante che però non dico mai, è quello di attivare la campanellina. La campanellina serve tantissimo all'algoritmo di YouTube, che tante volte crolla. Quindi mi raccomando, se volete attivate anche la campanellina, iscrivetevi al canale, lasciate un like, perché serve sempre per aumentare le mie views. Ecco, mi farebbe davvero molto piacere. Niente, non mi dilungo oltre, io vi mando un grosso bacio e ci vediamo al prossimo video. Ciao!